Benvenuti a tutti. Oggi è giovedì, 23 giugno 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Leone. Pronti sul tappeto volante, con un super trigono di fuoco? Con un super trigono di fuoco al quale concorrono la Luna, Marte e Giove, oggi è la fantasia a creare la realtà. In viaggio concludete affari d'oro, ma se un'indisposizione vi blocca a casa o la valigia comunque non è in programma, viaggiate ugualmente tra percezioni e ricordi. Il tappeto color fragola dell'immaginazione creativa è disposto a condurvi ovunque. Tenera amicizia sul punto di diventare amore, una prospettiva piacevole da accarezzare, anche se per ora sobillati da Saturno opposto frenate sui tempi. Troppo impegnati con il lavoro, innamorarvi e perdere la testa sarebbe un guaio. Sorte alterna con momenti di sfiducia totale che seguono momenti di speranza e positivi. I progetti sono stati rinviati e hanno causato disaccordi con il partner. Spese eccessive, perdite, anche consistenti, al gioco o in investimenti, perdita di lavoro, perdita di affari. Un periodo incerto e insicuro che non tende a passare. Mettete sul piatto della bilancia tutte le condizioni che vi sono state proposte o vi proporranno per un prestito, se non siete proprio alla canna del gas prendete tempo per decidere con attenzione e cura. Potrai fare dei passi falsi in campo sentimentale. Sarai troppo orgoglioso e potresti pagare per questo. Se non hai ancora preso una decisione che pur sei chiamato a prendere, valuta meglio la situazione, ascolta il consiglio di qualche persona affidata, ma non rinviare oltremodo. A pagarne le conseguenze di un ritardo potresti essere soltanto tu. Siate lungimiranti e cercate di smetterla con le contraddizioni, chi vi sta vicino potrebbe soffrirne perché non accetta di essere preso in giro. Cercate di essere sinceri e trasparenti. Oggi qualunque cosa vi diranno sorridete e prendete tutto con pazienza, in fondo dalle piccole complicazioni nascono ottime opportunità. Piccoli gesti d'amore potrebbero rendere la vostra storia d'amore meravigliosa. Solo chi sta vivendo una storia extra sarà bene che abbia la prudenza necessaria evitando che la fantasia galoppi oltre. Che ne dite se oggi misurate meglio le vostre forze e vi impegnate nell'esercizio della pazienza e usate una maggiore costanza nei vostri progetti? Come dite? Non avete progetti attualmente? Bene, è giunto il momento di averne. Oggi, non domani. I vostri rapporti con gli altri saranno oggi illuminati da un sole particolarmente luminoso. Non vi resterà che approfittarne di questi guizzi di fortuna raccogliendo risultati che, in qualche caso, potrebbero essere esaltanti. Bene l'umore anche se la vostra serenità a tratti oggi scricchiola. Potreste avere un piccolo colpo di fortuna nel tardo pomeriggio. Cercate dei diversivi fuori dall'ovvio e dal banale. Ottimo periodo per tutti i tipi di transazioni finanziarie. Periodo eccellente in amore, il vostro fascino non avrà rivali. Nella sfera sentimentale godrete di una situazione più che favorevole e non mancheranno belle occasioni. Il sole è nel segno, cardinale, femminile, d'acqua del Cancro. È questo un segno estivo, creativo, ricettivo e fantasioso. Nell'armonia dei rapporti zodiacali questa posizione del sole vi favorisce, essendo il leone buon vicino al quarto segno della successione zodiacale. Saturno, invece dal segno nemico amatissimo dell'acquario, spunta le vostre armi e vi impone tattiche calcolate e un maggior senso di misura e di prudenza nei rapporti con la vostra famiglia. In special modo se siete nati nella terza decade. Una prova che temevate di non superare è già stata superata, siete amati e avete iniziato un percorso che vi porterà lontano, dopo qualche incertezza si può avere di più. Domenica sarà una giornata molto intrigante per gli incontri e le coppie che vogliono avere un figlio, sposarsi o semplicemente convalidare una unione. Resterete in ascolto in questa giornata e questa sarà già un'ottima mossa, poiché tanto basterà per mettere a proprio agio le persone che vi circondano e che di certo, non si lasceranno scappare l'occasione per esprimersi. In seguito, dovreste fare altrettanto, cercando di ampliare i vostri orizzonti e riuscendo a ricambiare la fiducia che hanno riposto in voi, anche rivelandovi qualche particolare segreto.
Finalmente recuperate la vostra verve, del caldo non vi importa, del resto siete leoni del deserto, perciò le vostre forze, la vostra grinta, la vostra vitalità, restano praticamente inalterate. Felici in vacanza bruciando le tappe, rampanti in viaggio per lavoro, affari, studi. Sempre dominanti ovunque vi troviate, a qualsiasi latitudine con qualsiasi interlocutore. Amore ed Eros. Giornata trascorsa a rimuginare, qualcosa col partner non va, ma non riuscite a capire cosa, in apparenza è tutto tranquillo, ma la vostra sensibilità ci vede chiaro. Bella forza, il problema siete voi, eterni insoddisfatti, sempre impigliati nel passato a far paragoni. La passione dei primi tempi prima o poi si placa, ma se nel frattempo avete costruito un rapporto complice e solido, arriverete alle nozze d'oro felici e contenti. Cari leone, non piangetevi addosso se una relazione è andata male, fa parte della vita. Succede. Il mondo è là fuori che vi aspetta e potrete togliervi belle soddisfazioni. Siate meno pessimisti. Lavoro? Vi attende una giornata ottima, specie per gli autonomi. Magari un bell'aumento è in arrivo. Se non avete ancora trovato l'amore, per il momento niente si affaccerà all'orizzonte. Se invece state frequentando qualcuno, la settimana scorrerà senza particolari emozioni. In entrambi i casi, pazientate. La vostra dolce metà vi chiede maggiore sensibilità nel rapporto d'amore, specie se siete nati dal 23 al 26 di luglio. È vero che il vostro carattere burbero e sbrigativo cela un cuore d'oro e spesso una fragilità di sentimenti notevole, ma, a volte, nascondervi, per pura difesa, dietro una maschera di rigore o di durezza, non vi conviene e rischia inoltre di falsare le apparenze. Sappiate sciogliere le tensioni in un gioioso abbraccio o anche nella volontà di comunicazione franca e diretta, come a voi più piace. Lavoro e denaro? Riguardo a un affare qualcosa non vi convince, il fiuto vi segnala l'inghippo, perciò aspettate ad apporre la vostra firma, riservandovi del tempo per riflettere e indagare. Siete un vulcano di creatività, ma oggi vi scontrerete con persone che vi chiederanno, costantemente, di essere pragmatici e mantenere i piedi per terra. Non è un cattivo consiglio. Vi sorprenderà scoprire che, a volte, essere realistici aiuta a concretizzare le idee nel modo più efficace. Siete in attività febbrile come sempre? Un appuntamento di lavoro può saltare, ma non ve ne preoccupate. È meglio, potrete pensare di più a come gestirlo nella prossima occasione. Benessere. Ormoni svarionati, specie sotto i 20 e sopra i 50, ma a parte questo trascurabile dettaglio la forma fisica è praticamente perfetta. Bella serata in buona compagnia, a una festa ben riuscita sarete svegli come grilli e allegri come fringuelli. Alcuni consigli per la tua dieta, evita la caffeina. È una droga molto diffusa nella nostra società, ma potrebbe non essere adatta a te. Inizia ad aprire la tua mente e la tua tavolozza a sostanze alternative, le più comuni sono le infusioni di erbe, in particolare il tè verde. Per lei, invito dall'amica lontana che sollecita una visita, la vostra forte personalità le manca tanto. Per lui, conosciuta sotto la pioggia di petali di ciliegio e mai dimenticata, ora la fata dei fiori torna alla carica, stavolta non fatevela scappare. Colore delle emozioni, albicocca. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9. Attività, 7. Finanze, 8. Benessere, 9. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.